Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi glitch bomba, perché per chi ha il blocco vendite non può vendere ragazzi, non sa come tirare su soldi, perché col profilo rovinato questo è perfetto. Come vendere i veicoli dell'autofficina all'infinito. Requisito quindi preparare il veicolo raga, e vi consiglio di usare un veicolo che vale il più possibile. Quindi a questo punto fate consegna veicolo una volta che ve lo siete preparato ragazzi, e andate a consegnare il veicolo. Intanto regà, vi invito a seguire la nuova serie esplorazione bomba ragazzi. L'ultima che abbiamo fatto, abbiamo trovato una grotta per caso, una tipa, una donna ci ha detto di andare via. Guardate raga, un video assurdo e veramente bello. Comunque adesso vi spiego un attimo come fare questo glitch. Una volta che avete preso il veicolo, lo state andando a consegnare raga, dovete andare dal punto giallo. Prima che arrivate dal punto giallo, se siete su old gen, vi consiglio di farvi mandare un invito, due inviti da un vostro amico in una sessione diversa, ok? Non serve che abbia anche la mira differente, solo la sessione. Vi consiglio di farlo con due sessioni a inviti. E a questo punto accettiamo il messaggio e lo rifiutiamo un paio di volte raga, perché così velocizzeremo il recupero. Perché il glitch consiste qua, mentre che invece chi gioca da next non ne ha bisogno. Cosa facciamo raga in poche parole? Ve lo rispiego. Ora noi siamo qua, chi è da play praticamente si farà invitare un paio di volte e annullerà poi il messaggio, in modo tale da velocizzare i recuperi. A questo punto cosa facciamo? Ci facciamo mandare l'invito ragazzi da un nostro amico che sta in un'altra lobby, oppure raga, se possiamo partecipare su qualsiasi altra persona possiamo anche provarci, ma è molto più difficile. Vi consiglio di usare un amico, vi manda un invito, è facile. Quindi una volta che ci ha mandato l'invito e iniziate a vedere il recupero in basso a destra, dovete accelerare subito ragazzi e andare sul cerchietto giallo. A questo punto dovrete stare circa un paio di secondi, 4 secondi su questa schermata di allerta e poi accettate l'allerta. E a questo punto, una volta che rispawneremo nella nuova sessione, sbadabam regà, ci ha pagato e potremmo andare a rivendere il veicolo. Quindi lo vendiamo quante volte vogliamo ragazzi, ed è veramente una bomba, perché se troviamo il veicolo quello da 100.000 lo fai 10 volte, hai fatto 1 milione raga. E se uno non può vendere perché c'ha il blocco ed è nella bratta, è veramente una figata. Quindi io mi sto teletrasportando direttamente all'autofficina raga, e una volta che sono arrivato all'autofficina entro dentro e come potete vedere c'è di nuovo il veicolo. Quindi a questo punto, se volete continuare raga, schiacciate freccia a destra, interagite, fate consegna veicolo e andate a consegnare il veicolo. Quindi prima di entrare nel cerchio giallo della meta raga, cosa fate? Vi fate mandare un invito da una sessione da un vostro amico, e appena arriva l'invito andate sul punto giallo. A questo punto accettate l'allerta, a quel punto cambierete la lobby e potrete ricontinuare a farlo massivo. Quindi lasciate un like, lasciate un commento se vi è piaciuto il video raga, vi invito a sostenere la nuova serie e alla prossima. Sbadabam.